Giovedì Santo, messa in cena Domini, l'omelia dell'arcipreste padre Pietro Gemmo. E questa sera, in tutte le chiese del mondo, rividiamo, ma nel sacramento, nel segno, cioè diventiamo contemporanei degli apostoli che si recano al cenacolo. Assistiamo e sentiamo a quelle che sono le parole di Gesù, il suo testamento d'amore, sapendo infatti che il domani si compiva finalmente il motivo per cui era venuto, cioè la sua morte per amore, fino in fondo umiliando se stesso, sfidando anche la morte, entrando nel profondo delle tenebre, per poter vincere con la potenza dell'amore di Dio che portava dentro. E il Padre, quando lo vedrà così obbediente, amoroso verso di lui nel fare la sua volontà, ecco che lo trarrà, lo esalterà, lo glorificherà. E da quella morte non è la fine, ma anzi l'inizio. L'inizio del Figlio di Dio, della gloria, della grande dignità che ci ha donato il Signore. L'uomo è Signore del creato, l'ha creato a immagine sua e ci vuole partecipare della sua danza di felicità, del beatitudine nel cielo. Ecco perché ha mandato il Figlio suo. E in quel cenacolo avviene già un anticipo dell'indomani, del dono totale. Sapendo che doveva morire, voleva restare in quel gesto di offerta, di amore per sempre. Fin quando c'è storia umana, noi possiamo essere immersi in questo amore. E lo dicono in tanti modi. È la cena, la Pasqua ebraica che lui sta per fare, ma esplode la novità del suo amore. Non più la memoria, la commemorazione della libertà del popolo di Israele, che ricorda ogni anno, anche questa sera, 14 di Nisan della luna piena. Ecco perché varia ogni anno la data di Pasqua, a partire dal Giovedì Santo e la Pasqua ebraica. Nelle comunità ebraiche questa sera celebrano quello che abbiamo letto nell'Esodo, per cui le erbe amare, cioè le erbe selvatiche, non c'è il tempo di coltivarle, il pane azimo, perché può durare, non fermentare, al segnale di notte dovete partire con i fianchi cinti in piedi, con bastoni in mano, pronto per partire verso la libertà. Questa è la Pasqua ebraica e ogni anno loro la celebrano per commemorare, per rivivere e dire lode al Signore che li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Gesù, come ebreo, disse di andare a preparare questa Pasqua nel cenacolo, dà tutte le indicazioni e si riunisce lì con i suoi 12 apostoli. Luogo meraviglioso, è un'esplosione qui. È come se qui dentro il cenacolo, e per chi c'è stato il pellegrinaggio in Terra Santa, ti coglie questa emozione. Lì il Signore ha consumato per noi l'amore di Dio immenso, che non possiamo manco immaginare che cosa è. Un Dio che manda il Figlio suo, Dio come Lui, luce da luce, Dio da Dio, lo manda in terra per recuperare l'uomo, ma così importante l'uomo, sì. Ecco, e muore fino alla fine, e in quel cenacolo si consuma quest'opera. Ecco che prende il pane, mentre già hanno finito la commemorazione della libertà degli ebrei, con l'agnello e l'erba amara, Gesù prende il pane, questo è il mio corpo. Prende il vino, questo è il mio sangue. Ogni volta che voi celebrerete
e fate questo in memoria di me. Voi annunzierete fino all'ultimo giorno della terra, della storia, la morte e la risurrezione di Cristo per voi. E noi dobbiamo inserirci in questo circuito. È come se si accendesse un fotovoltaico, come se arrivasse una corrente elettrica tremenda. Fratelli, è il sacramento dell'amore. L'abbiamo a nostra disposizione. È la nostra vita di Dio in noi. Siamo nati al battesimo con lo Spirito che portiamo dentro. È una giornata straordinaria questa. Tutta la mattinata tutti i sacerdoti della diocesi siamo stati col Vescovo per celebrare il sacerdozio. Nasce nel cenacolo, fate questo in memoria di me. Da questo potere che sarà poi ratificato col dono dello Spirito, con la consacrazione. E la Chiesa ha consacrato gli oli, l'olio dei catecumeni, l'olio degli inverni, ma soprattutto il crisma, il segno di Cristo che ci consacra, ci dà un timbro di appartenenza. Tu appartieni a Cristo, sei, devi conformarti a Lui. Ecco che soprattutto i sacerdoti e l'olio del crisma serve non solo nel battesimo, non solo nella cresima, non solo nell'ordinazione sacerdotale, dove si riceve questa investitura di Dio. Voi perdonerete i peccati come io li perdono. Voi celebrerete e annunzierete la morte e la risurrezione del Signore. Quello che avviene in me avverrà nelle vostre mani. Ecco, consacrati i sacerdoti, e noi stamattina abbiamo rinnovato le nostre promesse sacerdotali, ancora una volta, come ogni anno, come ogni giovedì santo. Ma, e le parole del Vescovo stamattina sono state chiare, chi è il sacerdote preso dal popolo? Il sacerdozio prima è la massa dei fedeli incastonata, consacrata, posseduta dallo Spirito di Cristo. Il sacerdote non è altro che una funzione, ma voi siete il popolo sacerdotale. Quello che diciamo quando consacriamo il bambino dopo il battesimo sulla fronte, con l'olio del crisma, tu appartieni a Cristo, come Cristo è il sacerdote, è re ed è profeta, anche tu devi diventare, e lo sei già, popolo sacerdotale, regale, profetico. Il sacerdozio invece ministeriale è uno preso dal sacerdozio comune. Mi appartiene più il vostro sacerdozio che non l'altro. L'altro è in funzione dell'annunzio e della celebrazione, della rappresentanza di Cristo, del ministero, del servizio. Ma finito questo, ti resta la costituzione di appartenenza a Cristo. Preso dal popolo e ritorna a servizio delle cose che riguardano Dio verso il popolo. Vedete che c'è un ritorno e dovremmo sentire, ecco perché quando certe volte diciamo preghiamo per i sacerdoti, magari li giudichiamo nelle loro debolezze, nelle loro contraddizioni, ma appartengono a voi, sono nell'unico sacerdozio del popolo di Dio, presi per un compito di responsabilità, di servizio, ma a livello costituzionale, come tu possiedi lo Spirito di Cristo, il sacerdote lo possiede anche, come battezzato prima, e poi si aggiunge quella funzione di servizio. Ebbene, in quel cenacolo avviene tutto questo mistero straordinario, per cui siamo lì, riuniti questa sera, per la solenne celebrazione, abbiamo detto, è la Pasqua della Chiesa, del corpo mistico del Signore. E stupisce il fatto, San Paolo non era presente tra gli Apostoli, ancora doveva convertirsi, no? Eppure ci racconta come avviene la consacrazione e l'istituzione dell'Eucaristia nel cenacolo. Nella seconda lettura questo ci ha raccontato. Giovanni invece, che era il discepolo prediletto, colui che raccoglieva gli aneliti più segreti di Cristo, perché ero sempre accanto a Lui, e ci dice tutto di Gesù,
Giovanni ci racconta, invece omette il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. L'hanno fatto gli altri, lui l'ha scritto dopo il Vangelo degli altri. Però descrive qualche cosa che era sfuggito agli altri e che è importante quanto l'istituzione dell'Eucaristia. La lavanda dei piedi non era per pulire i piedi e non era neppure l'abluzione che gli ebrei usavano, essendo che mangiavano sdraiati su dei tappeti. Ecco che allora, prima di entrare nella sala pranzo, dovevano fare obbligatoriamente le abluzioni. Era un fatto, un gesto anche religioso. Perché? E si camminava con dei sandali per strade polverose, eccetera, che non era manco igienico e rispettoso sdraiarsi a mangiare con accanto l'altra persona, con i piedi magari sudati o impolverati, eccetera. Era rito. Ma qui già Pietro e tutti gli altri lo avevano fatto, queste abluzioni. Gesù lo impone come come simbolo. Vedete il legame che c'è con l'Eucaristia. Pensate che Giovanni racconta questo episodio come premessa all'Eucaristia. L'Eucaristia, se non c'è amore, diventa ritualismo morto, come tante nostre manifestazioni, diciamo. Ci trova estranei, spettatori, che andiamo a vedere la messa. Ma noi siamo coinvolti. E nella terra, nel quotidiano, come vivere l'Eucaristia? Come diventare anche noi Eucaristia? Con quel segno che il Signore ci ha lasciato. L'umiltà. Il piegarsi agli altri. Il servire. Oggi è molto raro tutto questo. Anche colui che serve certe volte lo fa in funzione di una promozione, di un complimento, di un consenso popolare. Ha un ritorno, quindi un'opportunità spesso se si fanno dei gesti di attenzione. Quello che manca invece è qualsiasi cosa. Avete fatto uno di questi più piccoli, l'avete fatto a me. Fratelli, diciamocelo tutti, è la difficoltà maggiore che resiste dentro di noi. Pasqua significa passaggio dall'uomo vecchio a quello nuovo. Abbiamo cantato poco fa, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita di Dio. E a noi è veramente impossibile, diciamolo pure, arrivare a perdonare, a piegarsi agli altri. Specialmente quando l'altro è un nemico, quando l'altro ti fa dei torti, delle ingiustizie. Come fai? Umanamente è impossibile. Perché c'è un senso umano di giustizia, di perequazione, di dignità da rispettare, di fierezza, di orgoglio della persona. E allora questo non ci impedisce veramente di riconciliarci con l'altro, specialmente se mi ha fatto dei torti. Ma è possibile solo in un solo caso, se ci lasciamo possedere dall'Eucaristia. E allora noi entriamo quasi, dicevo una volta, in trance, e lui che ci conduce, ci ubriaca di spirito, lo spirito d'amore. Dice: non capiamo niente, no, non ragioniamo più umanamente, egoisticamente, con calcolo, con rispettabilità, ma ragioniamo come Cristo Signore, che nell'alto della croce può dire: Padre, perdonami, non sanno quello che fanno. E anche quel criminale accanto, oggi stesso sarai con me in paradiso. E quel centurione pagano forestiero che era lì, vedendo questa morte generosa, ricca di amore, brontante di gioia, che viene solo da Dio, capisce che qualcosa di genere solo da Dio può venire. Un amore così grande, senza limiti, capace di perdonare sempre. E allora esplode: davvero, costui è figlio di Dio. Ecco, è il Signore veramente
ci dia questo dono di fede. Questa sera, mentre celebriamo il Cristo Eucaristia, l'istituzione, siamo entrati nel cenacolo, possiamo vedere i fratelli come continuità del sacramento dell'Eucaristia. Il sacramento di Gesù sono i nostri fratelli. E se è un cattivo, se è un criminale, ha bisogno forse di correzione, ha bisogno forse di amore. E allora assistiamo come non l'hanno fatto e non l'abbiamo fatto, con Cristo flagellato, con Cristo caricato della croce, perché sono scappati tutti, forse scappiamo anche noi. E allora guardate, cambierà la nostra vita. Se ci lasciamo impregnare di questo amore glorioso di Cristo Signore, diventiamo altre creature, passeremo davanti a chi soffre e intuitivamente potremo capire che l'altro ha bisogno di una carezza, che l'altro ha bisogno di un po' di compagnia, che l'altro ha bisogno di una parola di incoraggiamento. E come fare? Celebrare l'Eucaristia, magari andare a messa e tornare a casa, non celebrare l'Eucaristia con i figli, con la moglie, con i parenti, sedersi in un altro tavolo. Allora siamo dei bugiardi, e lo dice lo stesso Giovanni. Se davanti a Dio tu dici di amarlo e poi non sei capace di amare il fratello, lascia l'offerta, non ha significato, è una bugia. Io dico, può arrivare anche una profanazione. La nostra partecipazione quando è falsa, quando volutamente è contraddittorio. Semmai chiediamo perdono al Signore e diciamo che ci impara, che ci colmi di questo grande amore, e vedremo la storia attorno a noi illuminata con l'ottimismo dei santi, perché la vedremo come la vede Dio e come va il Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.